Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio continuare la serie riguardante il copywriting e la vendita. E in particolare, visto che ho visto che è un argomento che interessa molti, e alla fine dei conti è quella che penso sia sempre stata la mia competenza primaria, se devo pensare a cosa sono io in questo mercato, sono un copywriter. Nel senso che anche quando facevo affiliate marketing, anche quando facevo un sacco di advertising, alla fine il mio lavoro non era tanto quello di stare dietro a tutti i tecnicismi, a tutta la parte tecnica, facevo anche quello, ma il vero lavoro di un advertiser o di chi lancia un corso o di chi vende un qualunque tipo di prodotto è quello di essere un copywriter, del capire perché qualcuno dovrebbe comprare il tuo prodotto e portarlo a fargli capire che il tuo prodotto è effettivamente quello che gli serve. Questo è il lavoro del copywriter e i copywriter bravi sono loro che vendono. Io penso che il copywriting sia la competenza nel marketing più importante in assoluto. È la capacità di saper comunicare efficacemente un prodotto, andare a colpire quelle leve mentali o psicologiche che portano le persone all'azione. Quindi ho già fatto tanti video sul copywriting, ne farò anche altri. Come vi ho detto, sulla mia newsletter, ne parlo, quindi se volete approfondire ancora di più, iscrivetevi alla newsletter. Sto anche preparando un workshop molto approfondito su il copywriting, quindi su qual è il giusto approccio, quali sono le leve mentali importanti da conoscere e come si struttura un copy vincente. In questo video invece voglio parlarvi di alcuni esercizi che potete fare in qualunque momento della giornata, potete fare continuamente per migliorare le vostre capacità di copywriting. Sono dei piccoli esercizi, ma che se è una competenza che volete imparare a sviluppare, vi potranno aiutare tantissimo. Il primo esercizio da fare è quello di osservare attentamente tutti gli annunci che vi compaiono, le email che ricevete, le comunicazioni di vendita, qualunque cosa. Fare questo esercizio vi aiuta per due ragioni. Come vedremo, non è semplicemente questo, non è semplicemente guardarle, altrimenti servirebbe a poco. Però vi aiuta a capire quali sono gli annunci che funzionano, quali sono gli annunci che toccano veramente delle leve potenti e quali invece magari sono un po' più fallimentari. Ogni volta che vedete un annuncio dovete chiedervi tre cose fondamentali, tre cose importantissime. La prima è a chi è rivolto questo annuncio. Gli annunci pubblicitari, le vendite, qualunque cosa non sono rivolti a tutti nella maggior parte dei casi, ma sono rivolte solamente a quella che è l'audience di quel prodotto o di quel servizio. Questo ci aiuta a entrare nel mondo di quella particolare nicchia di persone. Se sto guardando, se a me non frega nulla dei videogiochi, ma vedo un annuncio di vendita diretto ai gamer o a chi passa la maggior parte del suo tempo a pensare ai videogiochi, allora avrà una comunicazione di un certo tipo e mi aiuta a capire quali sono le leve che funzionano su quel pubblico. La seconda cosa che devo chiedermi quando vedo un annuncio è qual è il desiderio di mercato che questo annuncio sta veicolando. Ricordatevi sempre che nessuno crea desiderio dal nulla, non posso creare un desiderio che non esiste col mio prodotto. Io posso solo identificare un desiderio di massa, che può essere ad esempio il desiderio di rimettersi in forma, il desiderio di essere più attraente, il desiderio di fare più soldi, e cercare di veicolare questo desiderio verso il mio prodotto. Quindi far capire a chi legge il mio annuncio che per soddisfare quel desiderio, ad esempio di rimettersi in forma, la soluzione perfetta è il mio prodotto. Quindi un altro esercizio molto utile quando vediamo gli annunci è quello di chiedersi qual è il desiderio che questo prodotto sta cercando di veicolare. E la terza cosa che possiamo chiederci è: questo annuncio crea identificazione? Questo non viene fatto da tutti gli annunci, ma a mio parere viene fatto dagli annunci pubblicitari o dai copy più forti di tutti. Il processo di identificazione, ne ho parlato in un altro mio video che ho pubblicato poco tempo fa, è una delle componenti più forti di un buon copy o di un buon annuncio pubblicitario. Tutti noi, come vi ho già detto in un altro video, compriamo oggetti che in qualche modo vadano a creare il nostro personaggio, vadano a definire quello che è il nostro status all'interno del mondo. Le campagne per le sigarette, per quanto sia un esempio un po' strano da prendere, sono tra le migliori campagne di marketing che potete studiare. Hanno sfruttato alla perfezione
i principi più forti del corpo. Quello che le grandi lobby del tabacco facevano era prendere i personaggi più cool, più attraenti del momento, o le figure più attraenti, come ad esempio quella di un cowboy, quella di un uomo d'affari, tutti gli archetipi che noi ci immaginiamo, che vogliamo cercare di impersonare, e mettergli in mano una sigaretta. E questa è stata una delle armi più forti che le lobby del tabacco, il marketing delle lobby del tabacco hanno usato per riuscire a creare la propria egemonia. Quindi ogni volta che vedete un annuncio potete anche chiedervi: sta cercando di farmi identificare in qualcosa? Sta cercando di attribuirmi delle caratteristiche che a me piacerebbe avere? Se guardate gli annunci di Land Rover, gli annunci di North Face, gli annunci di tutta questa serie di, diciamo, brand associati al travel, vedrete che c'è un continuo processo di identificazione in qualcosa legato all'avventura, al viaggio, all'esplorazione. Questi sono tutti i processi identificativi. Il secondo esercizio che potete fare è quello di allenarvi a parlare dei benefici di un prodotto o servizio piuttosto che delle caratteristiche. Ovviamente anche le caratteristiche dei prodotti sono importanti, però in un'altra fase del copy, in una fase ben definita di cui vi parlerò o nelle mail o nel workshop. Comunque, se ad esempio vi devo vendere l'Aura Ring, non so se lo conoscete, è un anello che misura tutti i valori vitali del nostro corpo. Io ve lo posso vendere dicendo che è fatto con l'ultima tecnologia, che ha un microchip fatto in questo modo, che è di un materiale resistente all'acqua, oppure posso dirvi che grazie a questo anello migliorerete in pochissimo tempo la qualità del vostro sonno, e questo vi darà più energia, vi darà più motivazione, vi farà vivere meglio le vostre giornate. Oppure potrei dirvi che vi farà capire immediatamente quali sono i cibi che rovinano la vostra salute, che abbassano i vostri livelli di energia. L'energia, l'aumento di energia, è un beneficio dell'Aura Ring. Invece le caratteristiche tecniche non vendono, o meglio, aiutano a vendere il prodotto quando già abbiamo stimolato il desiderio in chi lo vuole comprare. Il terzo esercizio è quello di imparare a tagliare. Uno dei più grandi errori che vedo in chi si occupa di copywriting è quello di essere troppo prolisso. Magari è bravissimo, magari ho visto tanti copywriter essere molto bravi a scrivere, ma essere troppo prolissi. Ricordatevi sempre una cosa: il lavoro del copywriting consiste nell'inviare informazioni da un cervello a un altro nel modo più efficiente possibile. Ovviamente essere prolissi non è efficiente, perché l'efficienza è dare le informazioni giuste nel modo migliore possibile nel minor spazio possibile. Se guardate un articolo, ad esempio l'articolo che ho scritto sul copywriting sul mio sito, vedrete che è composto da frasi molto brevi, perché è il modo più efficace di trasmettere un'informazione. Quando facciamo copywriting non stiamo facendo letteratura, quindi non dobbiamo per forza perderci in voli pindarici all'interno delle frasi. Dobbiamo imparare a tagliare il più possibile. Quindi un buon esercizio è quello, una volta che abbiamo scritto un copy, vedere se riusciamo a trasmettere le stesse identiche cose nella metà dello spazio, nella metà delle righe. Il quarto esercizio invece è quello di imparare a portare il lettore all'interno del processo che stiamo descrivendo. Mi spiego meglio. Una delle tecniche più forti di copywriting, quando si sta provando a vendere un prodotto, torniamo all'esempio dell'Aura Ring, è quello di provare a portare il lettore all'interno del nostro annuncio, quindi cercare di portarlo in un processo di immaginazione in cui il lettore ha già l'Aura Ring al suo dito e sta già vivendo i benefici di questo oggetto nella propria vita. Questo è un esercizio fortissimo, perché ci porta attraverso l'immaginazione all'interno del nostro futuro, nel futuro in cui avremo questo oggetto, e ci porta a comparare la nostra vita attuale nella nostra vita futura in cui avremo questo oggetto. Quindi io potrei dirvi: immagina di svegliarti domani, sentirti stanco, non capire perché, e poi aprire l'app del tuo Aura Ring, guardare i tuoi valori vitali e scoprire che questa notte non hai dormito, e che non hai dormito perché le tue abitudini di ieri ti hanno portato a bla bla bla, eccetera eccetera. Ovviamente questo è un esempio improvvisato, ma questo aiuta il lettore a proiettarsi in un futuro in cui sta usando effettivamente questo oggetto. Questo è una delle tecniche più potenti del copywriting, perché ci crea già il futuro in cui noi abbiamo quell'oggetto, e nella nostra testa siamo già a un passo dall'acquisto, perché già ci stiamo immaginando di averlo comprato.
Il quinto e ultimo punto, questo un po' più semplice ma veramente molto utile, è quello di leggere ad alta voce i propri copy. Un lavoro che io faccio sempre quando scrivo un'email, quando scrivo un copy per il lancio di un prodotto, per il lancio di un corso, per qualunque cosa, è rileggermelo ad alta voce. Questo perché quando parliamo, quando diciamo qualcosa a voce, lo diciamo e lo spieghiamo in modo diverso rispetto a quando scriviamo. Scrivere tende a farci diventare più prolissi, tende a farci parlare col nostro dialogo interiore. Quando rileggiamo i nostri copy ad alta voce possiamo renderci conto se ci renderemo conto improvvisamente se c'è qualcosa che non funziona, se c'è qualcosa che è troppo prolisso, se c'è qualcosa che non comunica con efficienza quello che stiamo dicendo. Può sembrare banale, ma vi assicuro che imparare a farlo, leggerlo anche, quello che a me piace fare in realtà è leggerlo a un'altra persona ad alta voce, fa capire a quella persona, ma soprattutto a me, se ci sono parti che dovrei tagliare, se ci sono suoni. Il copywriting è una cosa molto musicale, le frasi devono suonare nel modo giusto, se c'è qualcosa che stride con quello che voglio comunicare. Bene, questi erano 5 esercizi di copywriting che potrete iniziare a fare da subito. Spero che questo video vi possa essere d'aiuto, spero anzi che vi sarà d'aiuto. Fatemi sapere nei commenti qualunque dubbio che avete in ambito copywriting, vendita, persuasione, qualunque cosa. Io vi ricordo che a breve farò uscire un workshop proprio su questi argomenti. E se non volete perdervi approfondimenti, news, cose un po' più tecniche su come funziona la persuasione e la vendita, potete iscrivervi gratuitamente alla mia newsletter che vi lascio qua in descrizione. Per questo video è tutto, noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video.